Ciao a tutti! Oggi parleremo di uno dei casi più famosi e misteriosi della nostra storia italiana, quello di Emanuela Orlandi. Una giovane studentessa romana scomparsa nel 1983 mentre si trovava presso l'ambasciata vaticana per chiedere un passaporto per partecipare a un festival musicale in Giappone. Dalle ultime notizie, sembra che le indagini siano state riaperte grazie alla collaborazione tra Roma e il Vaticano. Ma chi era Emanuela? Che fine ha fatto? Quali sono i motivi della sua scomparsa? Vi farò scoprire tutto in questo video. L'ultima volta che Emanuela Orlandi viene vista la sera del 22 giugno 1983, Emanuela Orlandi aveva solo 15 anni. Era accompagnata dalla propria madre, che voleva aiutarla a prendere un passaporto per raggiungerla in Giappone. Fu l'ultima volta che qualcuno vide Emanuela viva. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, non fu possibile capire cosa accadesse realmente quella sera. Le prime indagini. Gli inquirenti iniziarono subito le ricerche, ma non ebbero molto successo. Furono interrogate molte persone, anche parenti stretti, ma nessuna rivelazione importante emerse. Inoltre, ci furono alcune testimonianze secondo cui Emanuela sarebbe stata rapita da una banda criminale locale. Tuttavia, non ci sono prove sufficienti per confermare tale teoria. I sospettati. Dopo molti anni, altri sospetti vennero presi in considerazione. Alcuni sostenevano che Emanuela potesse essere stata rapita dai servizi segreti italiani per impedirle di testimoniare contro alcuni politici corrotti. Anche la Santa Sede venne accusata di avere un ruolo nell'affare. Tuttavia, non ci sono prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza di nessuno di questi soggetti. Recenti sviluppi. Ad aprile 2023, la Procura di Roma aprì un fascicolo per indagare sulla morte di Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana. Secondo alcune fonti, Emanuela sarebbe morta durante un sacrificio umano organizzato dalla stessa banda. Successivamente, la Procura di Roma aprì un'indagine anche su Papa Giovanni Paolo II, accusandolo di omicidio preterintenzionale. Tuttavia, entrambe le accuse non vennero mai provate. Conclusione. Non sappiamo ancora cosa sia successo veramente a Emanuela Orlandi. Il caso rimarrà sempre un mistero, ma speriamo che le nuove indagini possano portare alla luce la verità. Grazie per aver seguito questo video. Ciao!